E niente, è iniziata la mia vita da professionista, è finito il divertimento, è iniziato il lavoro. Ho fatto il riscaldamento per entrare, poi invece ho optato per far entrare una punta per cercare di recuperare, quindi ho saltato l'esordio, avrei fatto l'esordio a San Siro contro il Milan. Quindi un po' al Milan sono legato, da qualche ricordo. Io allora ero con la nazionale juniores, ero abbastanza quotato come giovane e avevo sentito anche che c'era questo interessamento della Juve nei miei confronti. Sì, poi diciamo solo Poi chiaramente, sei stato il vice di uno dei più grandi allenatori che ha mai avuto la Serie A, anche, no? Possiamo dirlo. sì, e con quella e quell'anno avevamo avuto 5 nazionali, di cui 4 campioni del mondo, perché Addirittura. Grosso, Zaccardo, Barzagli, Luca Toni sono diventati campioni del mondo e ha vinto contro il Liverpool quest'anno. Eravamo stata l'ultima squadra italiana a battere il Liverpool In casa in tua. casa propria. Ho sentito tanti allenatori dire questa cosa qui: fare l'allenatore è bellissimo fino al giorno della partita. Sono tanto tifosi, ma hanno un rispetto dei ruoli, hanno una distanza, sanno tenere quella distanza giusta, no? Sanno supportare, vivere la squadra, ma senza venire, essere invadenti o caricarti di pressioni, così anche la stampa. Per esempio, io ho avuto Ventura, al di là delle ultime avventure che c'è, lo ha messo un pochino, è diventato l'allenatore più antipatico d'Italia, no? E simpatico non è mai stato, ma io l'ho conosciuto ai tempi in cui, nel Venezia, in cui era un emergente, ma era tatticamente era fenomenale. Vabbè, c'era Bobo Vieri, 19 anni credo che avesse, quindi appena arrivato. Ventura era l'allenatore che ti metteva in campo, ti faceva ripetere gli schemi per 3 quarti d'ora, Chiaro. cioè sì, giro palla tra tre difensori. Adesso basta vedere il gioco di Conte. E Ventura fa: no, no, Bobo, devi fare così, devi andare incontro, far passare la palla, girarti di là e fare così. E gli faccio, Bobo, e non posso dire esattamente i termini, ma ha rotto le scatole, ma facci giocare. E buongiorno, siamo di Buongiorno. nuovo qui con una nuova intervista e questa volta abbiamo l'onore di avere qua il nostro supervisore Diego Bortoluzzi, che nel 2019 diciamo, prese il posto di Pierino Prati, che diciamo, era malato e dopo purtroppo dopo poco è mancato e quindi è stato anche molto coraggioso, no, nel prendere il posto di una figura così iconica e così amata, diciamo, nei Milan Camp da noi gestiti da 20 anni. Però è stata una bella esperienza, penso, spero, per tutti noi di sicuro. Diego Bortoluzzi non ha un passato, diciamo, milanista, però ha un passato molto prestigioso, era un cacciatore dell'Atalanta. Poi, adesso lo dico insomma, diciamo in estrema sintesi, poi dopo lo dirà lui meglio, è stato un calciatore dell'Atalanta, del Treviso, del Venezia Calcio, un grande talento, purtroppo vittima di brutti infortuni alle ginocchia, e poi è stato diciamo, un allenatore molto prestigioso perché ha allenato in Serie A il Treviso e il Palermo. E poi è sempre stato, diciamo, il braccio destro di Mister Guidolin con una carriera in Serie A ed in Premier League di quasi 15 anni. Quindi, insomma, averlo avuto ai camp è stato, diciamo, molto bello per noi perché, diciamo, abbiamo dato ai nostri ragazzi un tecnico professionista di altissimo profilo e soprattutto, per quello che possiamo dire negli sport eventi, una gran brava persona. Una persona amabile, non sempre voglio dire, dei professionisti di così alto profilo riescono ad adattarsi alle esigenze dei bambini. Insomma, bisogna avere anche un certo tipo di approccio e anche un certo tipo di umanità, nell'approcciare il mondo dell'infanzia, che senza voler incolpare nessuno, però non tutti ce l'hanno, diciamo, non tutti ce l'hanno questo tipo di approccio molto. Diciamo molto particolare,
particolare che si deve avere, appunto, avere con i ragazzi. Quindi adesso passo la parola a Diego. Intanto, diciamo, Diego, raccontaci un po' la tua esperienza nel 2019 con i camp, brevemente, insomma, la tua impressione. Tu hai fatto Cortina, Jesolo e Lignano. Sì, beh, la prima cosa proprio collegandomi alla figura di Pierino Prati che hai ricordato tu, io l'ho conosciuto solo un paio di occasioni, ma l'ho conosciuto molto mentre facevo i camp perché tante, tante persone mi parlavano, mi chiedevano di lui, e soprattutto a Jesolo e Lignano ogni giorno c'era qualcuno che veniva a chiedermi e mi sentivo un attimino anche in difficoltà perché mi sentivo la responsabilità di portare avanti questa eredità di grande simpatia che riscontravo in tutte le persone che mi parlavano di lui, che gli era. Ho avuto la possibilità di rendermi conto di quanto fosse ben visto, ben amato, insomma, come persona. Quindi mi sentivo un po' la responsabilità di portare avanti questa figura. È stata una cosa molto piacevole, no? Perché vuol dire che era una persona che ha lasciato un grosso segno all'interno del Milan Camp. E per quanto riguarda me, è stata un'esperienza che ho voluto, lo sai benissimo, fare con grande gioia, perché io amo il divertimento dei bambini quando li vedo giocare a calcio e questo succede anche nelle strade, anche nei piccoli spazi che una volta erano gli oratori, adesso sono sempre più rari, dove si vede giocare. Io mi fermo sempre a guardare i bambini giocare perché penso che sia, qualcuno l'ha detto anche, qualcuno di famoso l'ha detto, insomma, il bambino per divertirsi basta che abbia un po' di spazio e un pallone. Papa Francesco, no? Mi Boh, sa. non lo so, l'hanno detto in tanti questa cosa qui. I bambini col pallone si divertono sempre e adesso forse un po' meno perché appunto gli spazi all'interno delle città e anche nei paesi ormai non ci sono più, non si vedono più così. Quindi questo tipo di esperienza mi riportava anche a un mondo che un pochino ho visto un po' sparire, cioè quello del divertimento, del vedere bambini di tutte le età, semplicemente essere felici, e questa è la cosa più bella. Quindi poi unito a questo anche la gioia di poter insegnare qualcosa, di poter dare qualcosa che si possono portare a casa, che possono i bambini possono utilizzare per migliorare, per accrescere la loro passione, per anche migliorare da un punto di vista, anche da un punto di vista proprio calcistico, a chi interessa dopo. E quindi per me è stata un'esperienza molto, molto bella. Il tempo è volato, anche se il primo anno di esperienza ho fatto 6 settimane, quindi anche abbastanza pesantine per me, perché non ero abituato questi ritmi, poi i bambini, ragazzi, così, insomma, richiedono anche molto impegno. Ovviamente l'impegno supportato da tutto lo staff del Milan Camp è molto più grande di quello che è stato il mio, però anche dal mio punto di vista, anche forse un po' per l'età, sono tutti più giovani, No, quindi avevamo non tutti il so. fiato corto a Lignano l'ultima settimana. No, comunque è un ricordo bellissimo che spero che si possa rinnovare il più presto possibile. Bene, dai, questo ci fa piacere, insomma. E adesso parliamo un po' di te, no? Dai, nel senso, parliamo un po' anche di quello che è stato il tuo trascorso come calciatore, come allenatore, che penso possa essere molto interessante, insomma, anche per chi ci ascolta, per il fatto che comunque diciamo, è da un certo punto di vista la realizzazione del sogno di ogni bambino che inizia a giocare, cioè diventare un calciatore professionista prima. Nel tuo caso, da quel che si dice, eri un grande talento, poi hai avuto dei grandi infortuni alle ginocchia, ti sei dovuto Ho dato il gestire. meglio di me da piccolo. Sì, ti sei dovuto gestire
sei ritornato a giocare e poi hai avuto una carriera da allenatore molto prestigiosa. E quindi raccontaci un po', no? Quello che vuoi di Io questo. come calciatore nasco proprio nasco nei condomini di via Buonarroti a Vittorio Veneto, dove in tutti gli spazi giocavamo calcio ogni momento della giornata, ma non solo tra l'altro, non solo a calcio, giocavamo anche a pallavolo, anche a pallacanestro, giocavamo a tennis, lo sport era al centro della vita di ognuno di noi. Poi semplicemente il passaggio da via Buonarroti è la via dello stadio, del campo sportivo di Vittorio Veneto, quindi il passaggio da fuori a dentro è stato immediato, perché c'è stato un dirigente che mi ha visto giocare fuori e mi ha detto: perché non vieni a giocare qui dentro invece che avevo 6-7 anni, insomma. E quindi ho iniziato la mia vita all'interno di una società sportiva, è iniziata a Vittorio Veneto, dove sono rimasto fino ai 16 anni ancora non compiuti, 15 anni e mezzo, perché nell'estate dell'82 sono stato mandato all'Atalanta, quindi direttamente dal Vittorio Veneto, dagli allievi del Vittorio Veneto sono arrivato al mondo professionistico dell'Atalanta, dove ho iniziato appunto con gli allievi per qualche mese fino al compimento del 16° anno di età, che era l'età per giocare in primavera. Ho iniziato nella primavera, dopo quasi subito ho iniziato ad allenarmi con la prima squadra e quindi dopo vivere già la vita da professionista, anche se poi le prime presenze sono arrivate ai 18 anni e mezzo. E niente, è iniziata la mia vita da professionista, è finito il divertimento, è iniziato il lavoro, perché Chi è i il tuo primo primi anni. allenatore? Bah, allora, primo allenatore era Cadè, l'allenatore della primavera dell'Atalanta, Bonaldi l'allenatore degli allievi e Cadè l'allenatore della primavera. Dopodiché l'allenatore della prima squadra di allora era Ottavio Bianchi, che mi aveva portato già 16 anni e mezzo, mi aveva portato ad allenarmi con la prima squadra e anche in panchina a San Siro contro il Milan, dove stavo per fare l'esordio, quindi avrei fatto l'esordio a San Siro, quando invece il Milan dopo è andato in vantaggio e quindi dopo c'erano ancora solo due cambi. E quindi ho fatto il riscaldamento per entrare, poi invece ha optato per far entrare una punta per cercare di recuperare, quindi ho saltato l'esordio, avrei fatto l'esordio a San Siro contro il Milan. Quindi un po' al Milan sono legato da qualche ricordo. E niente, da lì poi è arrivato Sonetti e ho iniziato la mia vita all'interno della prima squadra dell'Atalanta. Ho fatto poche presenze perché dopo poche presenze sono cominciati i guai fisici, rotture di malleolo, ginocchio. Ho fatto più operazioni che presenze oggi. All'inizio. Sì, in Serie A. E quindi niente, poi sono ripartito dalla Serie B, a Ma Piacenza, a la gestione Brescia. No, dell'infortunio com'è stata? Hai pensato di mollare o non c'era? no, l'infortunio era una cosa che era capitata, lo facevo vedendo anche quello che succedeva attorno a me, insomma, capitava che infortuni capitano, poi io avevo una conformazione fisica abbastanza particolare, quindi magari i legamenti mi sono saltati quasi tutti, quindi vuol dire che c'era anche una predisposizione anche genetica, perché tra l'altro ho due fratelli e in tre fratelli abbiamo rotto cinque crociati, quindi qualcosa di genetico c'era. E niente, per cui li prendevo così, con Ma grande. racconta l'episodio di Boniperti, che a me piace sempre questo episodio qua. Io allora ero con la nazionale juniores, ero abbastanza quotato come giovane e avevo sentito anche che c'era questo interessamento della Juve nei miei confronti, e allora, solamente allora, ero tifoso juventino. Io quindi Solo allora, solo allora, poi ho sottolineiamolo. cambiato. E quindi mi è capitata l'occasione di andare in panchina a Torino e io ero tifoso della Juve, quindi la Juve di allora era
Juve di Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, c'era Platini, Boni, che c'era, vabbè, era quella, diciamo, quella, adesso magari qualche nome l'ho detto a Vandera, ma insomma era quella Juventus lì. E io, quando sono arrivato allo stadio, la prima cosa che ho fatto dopo essermi cambiato è andare a vedere, mi sono piazzato fuori dagli spogliatoi della Juve per vedere questi i giocatori veri. E niente, dopo, quando siamo entrati a fare l'entrata in campo, io ero in panchina, quindi ero dietro tutti i giocatori, ero lì che aspettavo semplicemente di andare in panchina, e si è avvicinato Boniperti, e che io ho guardato perché era uno dei miei idoli allora, e lui è passato di fianco a me e si è voltato verso di me, mi ha guardato e mi ha detto: lei è Bortoluzzi? E io gli ho detto: sì, complimenti. E io sono rimasto lì, mi sono rimpreso dopo un quarto d'ora circa, perché comunque il fatto che Boniperti mi conoscesse era per me già un riconoscimento molto importante. Bene, e quindi passiamo dopo alla ripresa, dopo che hai ripreso dalla Serie B, quindi hai fatto... Sì, dopo ho ripartito dalla Serie C, a dire il vero, perché a un certo punto non mi voleva più nessuno, avevo finito i bonus perché avevo riprovato a ripartire, mi ero ridotto di nuovo, ero andato a Brescia in Serie B, mi sono rotto di nuovo il crociato. E quindi sono ripartito dalla Serie C, dalla Pro Sesto, una squadra che ha voluto puntare su di me, nel senso che mi ha detto: vieni qui e gioca dove vuoi, come vuoi. Ho trovato un preparatore che mi ha fatto lavorare tanto, e lì sono ripartito, perché lì sono tornato ad essere, ho cambiato ruolo, prima giocavo, diciamo, più in fase difensiva, e lì ho cominciato a giocare come avrei voluto io. L'allenatore mi ha detto: dove vuoi giocare? E io ho detto: davanti. Io ho detto: in avanti, io voglio andare a far gol. Avevo sempre giocato in fase difensiva, con poche proiezioni in avanti, invece era quello che sentivo io che avrei voluto fare. E lì ho iniziato a fare il centrocampista offensivo, cioè tutto campo, diciamo, però a buttarmi dentro, e ho cominciato a fare gol, ho cominciato a tirare le punizioni, cose che non avevo mai fatto prima. E ho ricominciato a divertirmi, e quindi è ripartita la mia carriera, perché dopo da lì Venezia di Zamparini mi ha voluto anche, perché dopo quell'anno di Sesto avevo ripreso ad avere qualche richiesta, e invece Venezia mi ha voluto con il direttore Landri, mi ricordo che mi aveva chiamato e mi ha detto: rifiuta qualsiasi offerta, io voglio che vieni a giocare a Venezia. Quindi sono venuto a giocare lì. Ho fatto 5 anni, intervallato da una breve parentesi di qualche mese a Avellino, sempre Serie B, sempre conoscendo un personaggio che è stato importante nella mia carriera, che è Zamparini, e conoscendo anche, visto il presidente, anche molti allenatori, perché ovviamente, conoscendo il personaggio, si sono avvicendati parecchi allenatori della guida del Venezia, quindi ho conosciuto Zaccheroni, ho conosciuto Ventura, ho conosciuto Maifredi, ho conosciuto Bellotto, che è stato... Però, una bella falciglia. Però, un anno abbiamo avuto 6 allenatori, 5 cambi di allenatore, quindi... Interessante. Sì. Sono stati pochi gli allenatori che hanno fatto sono riusciti a fare una stagione intera, e uno è stato Ventura. E da Venezia sono andato a Siena in un periodo particolare della mia vita, e dopo sono tornato di nuovo quindi in Serie C, poi sono tornato in Serie B col Treviso, dove ho finito la carriera, e l'ho finita da capitano. Sì, ho finito da capitano, ho finita non perché avessi deciso, ma perché non ce la facevo più fisicamente. Non... A quanti anni? 36, però l'ultimo anno è stata un'agonia, diciamo che avevo continui problemi fisici, non mi permettevano più di giocare a quei livelli là. Dopo l'anno dopo ho fatto un tentativo per tornare in Serie D a Conegliano, ho provato qualche mese, anche recuperando anche una certa condizione, ma poi il fisico era troppo, non reggevo più.
E quindi ha cominciato la carriera subito come allenatore. Sì, dopo l'anno dopo è stato di nuovo Zamparini a chiamarmi. Io l'avevo cercato perché avevo voluto iniziare la carriera come allenatore nel settore giovanile a Venezia. Lui non aveva più, non era più presidente del Venezia, ma lo era diventato del Palermo. E quando gli ho chiesto così, lui mi ha detto se avrei voluto. Mi ha detto, guarda, se vuoi venire a Palermo io ti prendo ad allenare la primavera del Palermo. E io gli ho detto sì, non so perché, gli ho detto sì, perché non era quello che avevo in testa, avrei voluto allenare vicino a casa, in un settore giovanile vicino a casa, ma gli ho detto di sì. E nel giro di qualche giorno mi ha richiamato per dirmi che l'allenatore che aveva scelto per la prima squadra non aveva il vice e aveva pensato a me come vice allenatore. È cambiata la vita Sì, in un assolutamente momento. sì. Diciamo che Zamparini è stato artefice della mia carriera Tua come rinascita allenatore, anche. perché per due motivi. Il primo motivo è questo, che mi ha voluto, mi ha suggerito all'allenatore che era Silvio Baldini, che poi ho conosciuto e ho collaborato con lui, ma soprattutto poi a dicembre, quando le cose non andavano bene e Zamparini per l'ennesima volta ha deciso di cambiare allenatore e ha preso Guidolin. E lì è stato il colpo di fortuna della mia vita Sodalizio decisivo. perché soprattutto perché sono sopravvissuto a un cambio di allenatore, che di solito l'allenatore che arriva cambia lo staff e si porta le sue persone di fiducia. Guidolin non mi conosceva, mi ha tenuto lì, io penso perché sul suggerimento di Zamparini, credo. E così è iniziata la mia carriera di vice allenatore con Francesco, che è iniziata appunto a Palermo con la promozione in Serie A, cosa storica per il Palermo che era 36 anni che non andava in Serie A, che non tornava. Sì, i 2 anni di Palermo sono state delle emozioni fortissime, perché vivere un'esperienza del genere in un ambiente come Palermo e con i risultati così, perché poi l'anno dopo siamo arrivati in Coppa UEFA, quindi 2 anni clamorosi. E Sì, poi diciamo solo poi chiaramente, sei stato il vice di uno dei più grandi allenatori che ha mai avuto la Serie A, anche no? sì, Possiamo dirlo. e quell'anno abbiamo avuto 5 nazionali, di cui 4 campioni del mondo, perché Addirittura. Grosso, Zaccardo, Barzagli, Luca Toni sono diventati campioni del mondo. Erano tutti vostri. Erano, sì, erano stati, erano. L'anno dopo Toni era andato alla Fiorentina, sembra, sì. Adesso non mi ricordo bene le cose. Comunque quell'anno abbiamo avuto fino a 6 o 7 convocati in nazionale di quella Caspita. squadra, quindi, perché c'erano anche Corini, Brienza, Barone, 5 campioni. Sì, quindi è stato un anno veramente ricco di soddisfazioni. E niente, poi ho decisione di vita, di tornare a casa. Era un momento un po' particolare per me, quindi è una questione solo, diciamo, familiare. E ho rinunciato al contratto a Palermo per andare ad allenare la primavera del Treviso, contando di iniziare un altro tipo di percorso, cioè il percorso appunto di allenare ancora di nuovo nel settore giovanile. E invece Quindi che succede? succede che a dicembre, a Come gennaio, anzi, le eravamo al altre. torneo di Viareggio col Treviso e stavamo anche facendo bene, avevamo vinto 3 partite su 3, ero contentissimo di essere lì. Mi chiama la società che aveva esonerato l'allenatore, che era Cavasin, in Serie A, Treviso era in Serie A quell'anno, e aveva pensato a me per sostituirlo. Quindi mi sono buttato. Da quando gioco a calcio ho sempre una regola: la Serie A non si rifiuta mai. Hai Uno ragione. può fare delle scelte, può fare delle scelte di vita, può scegliere se andare in Serie B, in Serie C, ma quando ti chiama la Serie A devi andare. Quindi anche se non era, diciamo, la condizione ideale per iniziare ad allenare, diciamo che la squadra era già retrocessa praticamente a febbraio, a gennaio, era già agli ultimi posti, all'ultimo posto senza possibilità di venirne fuori. Però insomma ho iniziato la prima
l'esperienza da allenatore, che E poi è noi lì ci siamo continuato. conosciuti, no? Con la squadra, tu veniste a Vittorio Veneto e là ci siamo incontrati. Io mi ricordo la prima volta. Il campo era un biliardo e tu lanciasti un pallone e il pallone a un certo punto fece un piccolo sobbalzo e fa coniglio, manca sabbia ed era un biliardo. Ho detto, mamma mia, questo è severo. No, E dopo invece sei diventato un grande ce l'ho amico. fissa un po' di Sì, campi. sei diventato un grande amico. E quindi Treviso per un Treviso, anno. poi Serie B a Treviso, poi e lì è andata male, nel senso che sono stato esonerato a novembre perché la squadra non andava bene, ma non ero assolutamente pronto per fare ancora per fare l'allenatore. Forse non sono mai stato. E poi l'anno dopo è tornata la chiamata di Guidolin che mi ha detto se volevo ritornare con lui e lì insomma, ho deciso di riprendere quella vita e abbiamo fatto ancora qualche mese a Palermo perché era stato richiamato di nuovo a Palermo. Da Zamparini che aveva cambiato per l'ennesima volta allenatore e poi abbiamo fatto l'esperienza di 2 anni a Parma con la vittoria del campionato di Serie B e anche di ottavo posto in Serie A e poi è arrivato a Udine. Udine. Udine è stato Quanti anni sei rimasti a Udine? a Udine 4 anni, di cui i primi tre al terzo, quarto e quinto posto della classifica, quindi 3 annate Beh, allora meravigliose. ci devi dare anche un aneddoto di un grandissimo giocatore come Di Natale, no? Uno dei più grandi talenti probabilmente del nostro calcio. Sì, Totò Di Natale era un giocatore che era assolutamente incredibile. Quello in area era, penso, uno dei migliori al mondo. E niente, era bello perché si allenava praticamente pochissimo con la squadra. Si allenava sempre per conto suo, faceva un po' quello che voleva, ma non quello che voleva, si allenava per conto suo. E con il preparatore faceva le cose, con la squadra si allenava un paio di volte alla settimana, non di più, però poi la domenica faceva 20-25 gol all'anno, quindi andava bene così, aveva trovato il suo modo di arrivare alla domenica sempre in condizioni perfette, e quindi andava bene. Aveva supportato da una squadra buonissima perché c'era ancora Sanchez. I primi anni c'era Andanovic, c'era una squadra che secondo me, vista da dopo, poteva anche puntare a qualcosa di addirittura di più, visti gli anni in cui non c'era una grandissima differenza solo tra noi e le migliori in campionato. E ascoltami, ecco, com'è stato il passaggio da Zamparini a Ipozzo? È un'altra famiglia molto solida, no? Sì, diciamo che la gestione è molto diversa, anche se molto impegnativa in entrambi i casi. Con Zamparini non sei mai, perché poi dopo devo raccontare l'ultima esperienza da allenatore, che sono stati i 2 mesi a Palermo come allenatore in prima In del prima squadra, Palermo nell'ultima annata di che è Serie A. andato anche molto bene. Sì, ma poi la racconto dopo. Diciamo la differenza tra i due è che i Pozzo sono esigentissimi. Da un punto di vista lavorativo, loro vorrebbero che i giocatori e lo staff fossero dal campo dalle 8 di mattina alle 8 di sera, sempre sul pezzo, sempre. Lui ti tortura con una serie di riunioni fiume, in cui magari anche per 15 giorni di fila ti ripete sempre le stesse cose, è un martello Quindi pneumatico, molto presenti. molto ma molto presente, e molto. L'organizzazione, la struttura che ha sempre avuto l'Udinese è sempre stata di altissimo livello. Io non ho mai trovato un'organizzazione così a livello di spogliatoio, a livello di struttura, a livello di macchinari. Cioè lui ragionava in funzione della squadra. A lui potevi chiedere anche un allenatore per ogni giocatore. Per lui qualsiasi cosa il giocatore doveva accontentarlo, però dovevi ripagare. E nel momento in cui le cose non sono andate bene il quarto anno, lì diventa un pochino
la gestione diventa un pochino difficile. Con Zamparini no, con Zamparini può essere andare tutto bene e poi improvvisamente Out of the blue, così. succedere. Volevi sentire qualche Sì, aneddoto? dai, dai. Allora ti racconto l'aneddoto che io racconto a tutti quanti perché è bellissimo. Allora, io sono stato chiamato gli ultimi 2 mesi della Serie A del Palermo, perché Palermo ovviamente era già retrocesso, però era il quarto cambio di allenatore e non aveva mai vinto in casa, era un'annata disgraziata, proprio la squadra non era cioè non era malvagia proprio, però c'erano stati tantissimi problemi e la squadra era sempre rimasta sul fondo della classifica e non aveva mai vinto in casa, perdeva da non so quante giornate, così. Lui mi aveva quell'anno, mi aveva chiamato già 2 volte. La prima volta mi aveva chiamato al primo cambio allenatore che mi sembra fosse Ballardini e mi ha detto: vuoi venire a allenare il Palermo? Era ancora all'inizio della stagione e io ho detto: certo che voglio venire a allenare il Palermo. Però sono in trattative anche con Corini. Allora gli ho detto: vabbè, mi faccia sapere. Allora dopo un po' mi chiama, ho scelto Corini. Bene, sono rimasto a casa. Dopo un po' Corini ha cominciato a andare, le cose non stavano andando bene, ha deciso di cambiare allenatore e mi ha chiamato di nuovo, mi ha detto: vuoi venire ad allenare? Quinto allenatore, quindi fatto fuori. E qui Era eravamo a quinto. gennaio, febbraio, credo, ormai, quindi già molto più avanti, più ovviamente più è il tempo che hai di lavorare, e meglio sarebbe per un allenatore, ma insomma. Allora mi ha detto: vuoi venire? Sì, gli ho detto. Però sto parlando anche con Lopez. E io ho detto: oh, mi faccia sapere. E ha preso Lopez. Aveva appena preso il direttore sportivo che era stato al Cagliari, aveva avuto Lopez come allenatore, quindi non avevo neanche speranze, ma insomma. E ha preso Lopez. E dopo un paio di mesi le cose sono andate male e E mi ha bianca. chiamato, mi ha detto: vieni a allenare? Gli ho detto: sì, presidente, gli ho detto. Però la terza volta, che sia quella definitiva. Allora sono andato giù a fare gli ultimi 2 mesi con poche speranze, anzi speranze nulle di salvezza, però di creare le basi, diciamo, per l'anno successivo. E quindi sono andato giù con una squadra dove c'erano tantissimi problemi, anche l'atmosfera non era delle migliori per un po' di questioni interne, e sono arrivato alla prima partita contro il Bologna. Io ho preso da tutte le cose della settimana, sono arrivato il mercoledì, ho iniziato a allenare la squadra il mercoledì, la domenica mi sono presentato, ho fatto così, ho fatto un errore clamoroso, ho scelto la formazione e non gliel'ho comunicata prima della partita e questo è stato un errore clamoroso e non è stato fatto volontariamente, o forse anche sì, perché c'era il discorso che c'era in ballo la scelta del portiere, che il presidente voleva un Un portiere. portiere e io volevo l'altro. E allora ho fatto la formazione, ho dato la formazione alla squadra e ho fatto giocare l'altro portiere, Ma quindi non portiere gliel'hai riserva. comunicata la squadra Non perché, glielo, perché vero? Zamparini vuole sapere quale sarà la squadra che va in E tu ti sei campo, dimenticato no? o... Io mi sono dimenticato, francamente, però non so se è stata Quindi il una presidente cosa. Zamparini si è dimenticato, quindi non ne abbia male. Io voglio bene a Zamparini, cioè. Lo dico questa cosa ridendo. Insomma, comunico la formazione alla squadra, vado a mangiare con la squadra e con il mio vice Fabio Rossi. E mentre sono a tavola vedo il telefono, vedo la chiamata di Zamparini e quindi esco per parlare col presidente e sotto lo sguardo molto preoccupato di Fabio Rossi esco e il presidente mi ha riempito di parole. Me l'ha detto di tutti i colori, mi ha detto: come fai a far giocare quello lì? Io ho detto: beh, ormai ho scelto così, insomma, l'ho lasciato urlare così. E mi ha lasciato con un praticamente: hai già finito prima di cominciare. E la cosa bella è che sono tornato a tavola con Fabio che mi guardava con due occhi così, che stava aspettando. E io l'ho guardato e gli ho detto: Fabio, goditi la partita perché mi sa che è l'ultima. E allora niente, siamo andati in campo 0-0, migliore in campo il portiere. E quindi forse questo mi ha salvato la vita. Se non so, E le sì. partite Partite successive?
partite successive abbiamo vinto su 4 partite, ne abbiamo vinte 3 in casa. Abbiamo pareggiato col Bologna e vinte 3. Mannaggia. E fuori casa abbiamo fatto 2 pareggi. Sì. No, un Ecco una pareggio. sconfitta. No, abbiamo perso 2 partite. Abbiamo perso con la Lazio, che dopo 30 minuti eravamo sotto 5-0. Proprio. Dopo 29 minuti eravamo 5-0 per la Lazio. E beh, è finita 6. Non è finita così male. Però lì avrei voluto scavare una buca e seppellirmi sopra. Perché prendere 5 gol non l'avevo mai provato, ma è una cosa Che ti prova. che è sì. E, no, abbiamo fatto molto bene perché abbiamo fatto 11 punti, quindi soprattutto abbiamo vinto, il Palermo non aveva mai vinto in casa, e su 4 partite ne abbiamo vinte 3, quindi E qual è stato l'elemento chiave di questa rinascita? Avevi riattivato qualche giocatore che era un ho po'. rispolverato Diamanti, che era caduto in disgrazia agli occhi del presidente, e secondo me era il giocatore più forte che c'era lì. E lui è stato bravissimo perché ha messo da parte i suoi problemi che aveva avuto con la società, con la proprietà, con la squadra, con i dirigenti e gli allenatori di prima, forse. E ha fatto quello che sapeva fare nell'ultima partita. Poi E abbiamo poi fatto bene. com'è andata? Non ti ha E confermato poi perché non gli mi è ha, cambiato il niente, non mi portiere. ha, niente, non mi ha Gli è cambiato il portiere. confermato. Sì, Niente. mi sa che mi sono giocato il futuro là, in quella scelta. E questo prima dopo Udine? No, questa è stata l'ultima mia Ah, quindi poi sei esperienza andato a come Udine con. Ah, allenatore. No, questa è stata la mia ultima esperienza come l'ultimissima. allenatore. Dopodiché sono rimasto a casa e l'anno No. scorso. Dobbiamo ancora raccontare il passaggio in Premier League, no? Ah, beh, sì, quello è stata una Come cosa. quello sì? No, quello volevo lasciarlo a parte perché quello è un discorso. La Premier League è un discorso a parte. Sì, no, prima l'esperienza più bella in assoluto, oltre agli anni di Udine, che sono stati veramente entusiasmanti. E dopo l'ultima, il 2017, siamo andati in Premier League allo Swansea. Un Siamo stati gridolino, chiamati immagino. sì, a gennaio con lo Swansea che era in zona retrocessione e lì abbiamo fatto benissimo, siamo arrivati decimi, abbiamo fatto un grandissimo finale di stagione battendo l'Arsenal, battendo il Chelsea, battendo il Liverpool. Cioè, tu, Diego Bortoluzzi di Vittorio Veneto, hai battuto il Chelsea? Ho battuto il Liverpool 2 volte. Da vice allenatore ho battuto E Liverpool, da una allenato da volta chi? a Swansea, ho sempre vinto lì, una No, ma volta chi con il allenava il Liverpool. Liverpool a quel tempo lì? Io Allora, ho visto c'è una foto in cui sei vicino a Klopp anche, è l'ultima no? In stagione, stagione. forse l'ultima partita che abbiamo fatto a Swansea, abbiamo perso contro Klopp, abbiamo perso in casa con il Liverpool, poi ci hanno esonerato, perché la seconda stagione. Abbiamo riniziato la stagione poi successiva. La prima parte in Premier League è stato il finale di stagione, Che è andato è andata benissimo. benissimo. Poi abbiamo riniziato cambiata la proprietà, sono Ah. arrivati i proprietari americani, cambiato il sistema, così, cambiato un pochino C'è un tutte le motivo. dinamiche, sì. Diciamo che siamo stati Non c'era abbastanza più alchimia. indeboliti, no, non c'era più sintonia con la E nuova mentre il proprietà. finale di stagione della prima vostra esperienza è E beh, è stato un stato bellissimo perché trionfo c'era. praticamente della Sì, Lega. perché abbiamo concluso, mi sembra, battendo il Chelsea in casa 1-0. E quindi è stato il coronamento di tutta quella parte finale, è stata bellissima. Quindi Vittorio Veneto batte Chelsea 1-0. No, dai, scherziamo. Liverpool avevo già battuto con l'Udinese, avevamo già battuto con l'Udinese di Natale, abbiamo vinto 3-2 fuori casa. Eravamo stato prima dell'Atalanta che ha vinto contro il Liverpool quest'anno, eravamo stata l'ultima squadra italiana a battere il Liverpool In casa propria. in casa propria. E quindi ecco, queste sono tutte le E mie poi esperienze. gli ultimi 2 mesi li hai fatti con Zamparini, da dove hai Fin lì, iniziato, hai immagino. finito, insomma, no? Esatto. Col botto. Col botto, sì. Presidente, che avventure qua. No, Zamparini, sono legatissimo a Zamparini perché mi ha cambiato la vita da un punto di vista professionale, sia come calciatore
che mi ha voluto recuperare dalla Serie C e poi mi ha dato una possibilità enorme quella di iniziare la carriera come vice allenatore, che è la cosa, alla fine, è la cosa che forse preferisco, nel senso che mi piace tantissimo lavorare. Quando lavori con un personaggio di altissimo livello come Francesco, o comunque a quei livelli lì, insomma, è gratificante, E stimolante. essere primo allenatore è così stressante come dicono? Sì, soprattutto, oddio, dipende dal proprio carattere, no? Però io vedo come lo vive, come l'ha vissuto. E quello che è costato anche a un personaggio come Guidolin, che non dovrebbe neanche, diciamo, soffrire di questa pressione, di questo tipo. Però non c'è niente da fare. Quando hai un determinato tipo di carattere, sei fatto in una certa maniera, le cose le vivi come sei. Mi ricordo che quando sono passato da allenare la Primavera del Treviso alla prima squadra, penso che per il primo mese non so quanto sia riuscito a dormire. Ero sempre Sì, mi ricordo io. con gli occhi sbarrati così, a pensare alla formazione, a pensare a cosa fare, a pensare agli avversari, a pensare. Ma secondo Tant'è vero te che è un ero. fatto caratteriale o ti Sì, abitui è a una roba del caratteriale, no? Non genere? so Cioè, se ti puoi abitui. abituarti a uno stress del genere? Ma non so se ti abitui. Forse c'è chi riesce a rigenerarsi con questo tipo di tensione. C'è gente che quando non ce l'ha più e rimane a casa, non riesce a farne a meno, deve recuperarlo, e quindi è una cosa vitale. C'è invece a chi questa cosa qui toglie forze, toglie energie. Io mi chiedo sempre, quando ho vissuto da allenatore in prima, mi ricordo il carico di tensione che c'era durante la settimana, man mano che si avvicinava la partita. Cioè, ho sentito tanti allenatori dire questa cosa qui: fare l'allenatore è bellissimo fino al giorno della partita. Il giorno della partita è tremendo, perché la tensione è così. Perché forse, anzi sicuramente sbagliando, magari, senti su di te il peso di tutto, no? Ti Certo. senti responsabile di un pochino di tutto, che è una cosa, se si analizzi, è una cosa sbagliata, perché ci sono 11 giocatori in campo che comunque sanno fare il loro lavoro, anche se l'allenatore non è, no, Al così. Quindi, massimo. però, ti carichi di un certo tipo di responsabilità, E che quando affrontiamo un finisce la discorso. partita Sì. si spegne tutto immediatamente. Che ovviamente, se il risultato è buono, sei contentissimo, così. Se il risultato è meno buono, comunque tutto si spegne, perché sai già che devi ripartire il giorno dopo, Ma come se non allora, hai questo fatto. argomento l'abbiamo già affrontato una volta, però è bello ritornarci sopra. Questa situazione cambia molto in Inghilterra, no? Il rapporto con i In Inghilterra tifosi è sì. Sì, molto diverso, il rapporto con i media. è So che tu assolutamente sei diverso. rimasto incantato da Io quell'esperienza lì. sono rimasto incantato perché non c'è un minimo di pressione, non c'è. Non c'era. Non, beh, noi vivevamo a Swansea. Swansea era una squadra, diciamo una squadretta, no? Era appena diventata una squadra di Premier League da pochi anni, e quindi, diciamo, l'ambiente era molto Rilassato. rilassato, i gallesi sono eccezionali, hanno un modo di vivere molto easy, molto Tranquilla. tranquillo, non, nessuno rompe le scatole. È vissuto, la squadra è vissuta come una cosa di famiglia quasi, quindi un rapporto molto, molto bello. Sono tanto tifosi, ma hanno un rispetto dei ruoli, hanno una distanza, sanno tenere quella distanza giusta, no? Sanno supportare, vivere la squadra, ma senza venire essere invadenti o caricarti di pressioni, così anche la stampa. E così anche il modo di vivere le partite, vivere il ritiro con i giocatori. In casa non c'era ritiro, ovviamente per scelta dell'allenatore, ma perché prima non. Dopo la partita c'erano 2 giorni Di di festa, libertà. ah, sì. Sì, perché loro erano abituati ad avere il giorno dopo la partita e un giorno infrasettimanale. Quindi, se la partita era il sabato, la domenica libera, poi lunedì, martedì allenamento, mercoledì libero. Loro erano abituati così, e tante squadre sono. Il Leicester
i Ranieri che ha vinto che ha vinto il campionato, facevano così, cioè avevano a metà settimana, se non c'erano ovviamente le coppe, loro volevano il giorno di riposo. E Guidolin era arrivato all'accordo con i giocatori di dire: ok, voi volete 2 giorni durante la settimana, se andiamo bene ve li lascio domenica e lunedì, così voi potete anche andare in giro con le famiglie, perché loro andavano a Londra, andavano a farsi giri, così andavano a farsi 2 giorni, e Quindi la loro erano prima stagione è andata contentissimi. bene? Benissimo, è Tutti andata, in è stata, vacanza? no, Due per il giorni alla vice settimana. allenatore un giorno libero, che poi devi perché io ho cominciato a fare il vice allenatore alla vecchia maniera, quindi preparare gli allenamenti, studiare gli avversari, preparare i filmati, organizzare le partite durante gli allenamenti, le formazioni, così. Cioè, è una cosa che ho parlato recentemente con qualche allenatore, no? Ci sono 2 o 3 collaboratori che fanno, ognuno è, uno è specializzato nell'analisi di video, uno è specializzato nell'analisi della propria partita, uno si occupa del controllare le riprese degli allenamenti e di rivedere così. Una volta facevo tutto, Sì, tutta la quindi catena. Lavoravi vivevo, sì, tutta la catena, assolutamente, molto? tutto il giorno, ma era un piacere. Per quello io ho sempre preferito vivere, per esempio, dentro nel centro sportivo. Io, Ah, sì? Ah, sì, a Parma vivevo, perché mi hanno dato le chiavi. Parma mi ha consegnato le chiavi. Sì, il responsabile mi ha detto: toh, ti do le chiavi, tanto arrivavo prima del custode del mattino e andavo via dopo del custode della sera. E quindi quindi il calcio ti piace? sì, assolutamente sì. Guardi ancora tutte le partite. No, tutte no, ma tante. Ma tanti spezzoni, mi piace vedere come si evolve il pensiero, soprattutto il pensiero tattico, no? Che è la cosa più che a noi in Italia piace tantissimo, ma anche nei campionati stranieri sempre di più. E poi ultimamente hai allenato anche la squadra femminile in Serie B, no, del Vittorio Sì, e Veneto. questo è un capitolo a parte, perché ho deciso l'anno scorso, ho deciso di fare questa esperienza, perché ormai la squadra delle ragazze ormai è delettose. Ero tifoso da qualche anno, cioè nel senso che quando ero a casa andavo sempre a vedere le partite, ormai conoscevo quasi tutte le ragazze, e poi c'era il Gio, che è stato il motivo per cui Gio Giovanni Bolzan, che è stato il motivo per cui ho Poi è deciso, mancato, e poi è mancato, sì, purtroppo. E che è stato, siamo andati tante volte a vedere le partite insieme, è venuto in Inghilterra, è venuto 3-4 volte, e che abbiamo fatto esperienza è tante stata? avventure insieme, e abbiamo deciso di fare anche questa. È stata un'esperienza molto, ma molto bella, perché era il momento migliore forse del calcio femminile, no? Prima, perché era il momento in cui il calcio femminile era in grandissimo sviluppo, si stava anche adesso, però adesso si è tutto rallentato ovviamente, no? Si è tutto ridimensionato un pochino. E quindi c'era un grande richiamo anche da parte della Serie A, e quindi fare la Serie B è comunque un campionato importante. Abbiamo squadre come Lazio, Roma, Napoli, quindi cioè, è un campionato comunque importante, no? E poi il mondo del calcio femminile mi piace, mi è piaciuto scoprire le dinamiche diverse che differenze nei due mondi. Mi è piaciuto molto vedere il tipo di approccio che le ragazze. Fare un campionato di Serie B non vuol dire fare un campionato professionistico a livello femminile, vuol dire essere dilettanti allo stato puro, perché le ragazze sono assolutamente dilettanti, lavorano. C'erano ragazze che venivano da Udine 3 volte la settimana dopo il lavoro, per fare gli allenamenti, solamente per un rimborso spese, non per uno stipendio, e quindi passione, passione pura, e quindi questa era la cosa che mi piaceva di più. E niente, abbiamo fatto
una bella annata, purtroppo dopo è andato tutto Rotoli. a rotoli, perché una cosa del genere, una cosa del genere ci ha ovviamente ci ha distrutto a livello un pochino di tutto, no? Oltre che a livello personale. La morte del Sciampo Zitale, Sì, diciamo. poi ci sono stati tre lutti grossi nello sponsor principale, l'aiutante, che cosa, poi dal punto proprio di vista personale mio è stata quella di ovviamente, ma è stata un'annata tremenda un pochino per tutto l'ambiente, che è terminata così, adesso sono tornato ad essere E adesso tifoso. c'è lockdown e aspettiamo che questo benedetto coronavirus se ne vada. E adesso sì, siamo qua a vivere Questo periodo sospeso. in questo limbo, aspettando che riparta un pochino tutto, che riparta un po'. Io passo, girando così, passo sempre vicino ai campi di calcio, e ogni tanto vedo qualche squadretta E richiamo lo di sa anche ragazzini. sempre. Mi fermo sempre a guardare, perché intanto è una funzione molto importante quella che hanno adesso gli allenatori e gli educatori, no? I ragazzini, di fargli passare questo periodo tremendo, che è tremendo per noi, e non riesco ad immaginare per i bambini, no? Perché vietargli di stare insieme, vietargli di fare vita sociale, di giocare insieme, penso che sia la cosa più peggiore che possa capitare a quella generazione. E quindi mi fermo sempre lì a guardare, un po' contento per vedere quanta passione ci mettono gli allenatori a cercare di tenere viva anche nei ragazzini l'entusiasmo, che non potendo fare partitine, non potendo fare le cose più divertenti del calcio, diventa una missione, una cosa molto difficile. Ma il mondo non si ferma lì, ritornerà a girare come ha E la sempre girato, dai. speranza è quella. Bisogna avere tanta pazienza e intanto Quindi pensare chiudiamo al futuro. questa intervista con un po' di speranza, ringraziando tutta la vita, penso, il presidente Zamparini. Sempre. No, a Il parte gli scherzi, nostro. Zamparini, che è una persona che non è vista tanto bene nel mondo, no? Soprattutto dagli allenatori, vista bene perché garantisce tanti posti di lavoro, Sì. penso. Ma io gli voglio. Io personalmente gli Ma si voglio, vede che ne ho parli con un passione. affetto. Quindi Zamparini, Guidolin, come tue figure cruciali nella tua Beh, carriera. dal punto di vista calcistico, assolutamente sì. E poi quando Poi eri ci sono stati giocatore, tanti incontri importanti, no? Perché l'allenatore più importante per te qual è stato? Nel ma bene e nel io male? sempre, allora, faccio per dire, ho avuto degli allenatori molto bravi da un punto di vista Sono anche molto duri, no? tattico, no? Per esempio, io ho avuto Ventura, al di là delle ultime avventure che c'è, lo ha messo un pochino. È diventato l'allenatore più antipatico d'Italia, no? E simpatico non lo è mai stato, ma io l'ho conosciuto ai tempi in cui, nel Venezia, in cui era un emergente, ma tatticamente era fenomenale, veramente fenomenale. Non era facile da sopportare, da digerire, da accettare come personaggio, diciamo. Però dal punto di vista calcistico era Ah, fenomenale. beh, qui non può mancare l'aneddoto con Vieri, dai. Che è molto Bellissimo. divertente. Proprio con Ventura, c'era a Tu hai giocato con Vieri dove? Venezia, A Venezia. il primo anno di Ventura, sì, il primo anno era, non mi ricordo. Vabbè, c'era Bobo Vieri, 19 anni, credo che avesse, quindi appena arrivato. Ventura era l'allenatore che ti metteva in campo, ti faceva ripetere gli schemi per 3 quarti d'ora, Piano. cioè sì. Giro palla tra tre difensori, adesso basta vedere il gioco di Conte, e è il gioco praticamente che faceva Ventura col Venezia dove giocavo io, quasi, quasi uguale. E giro palla dei tre difensori, la mezzala che si apre. Allora noi ripetevamo queste giocate continuamente, possesso palla dei tre, l'apertura della mezzala, così, e poi veniva la giocata sulle punte, e le punte dovevano fare determinati movimenti. Adesso tutti ad ammirare Lukaku e Lautaro. Ventura chiedeva alle sue punte di fare determinati movimenti precisi. Allora noi ripetevamo questa azione,
dal basso, e arriva la palla, arrivava a Bobo Vieri. Bobo Vieri doveva fare determinati movimenti, invece riceve palla la prima volta, si gira e tira una pallonata 10 metri sopra la traversa, dietro, eravamo in ritiro, dietro c'era un boschetto, la palla finisce nel bosco. E Ventura fa: no, no, Bobo, devi fare così, devi andare incontro, far passare la palla, girarti di là e fare così. Ripetiamo tutto, giro palla, perché ogni volta richiedeva il movimento sincronizzato di tutta la squadra, no? Quindi gioco della difesa, centrocampo, palla su Bobo Vieri, che riprende la palla, si rigira e calcia di nuovo la pallonata 10 metri sopra la traversa. E allora Ventura comincia a Spazientirsi. spazientirsi, comincia a borbottare, noi cominciamo a dire vai Bobo, dai Bobo, e riniziamo di nuovo, terza azione, riparte di nuovo tutta la combinazione, tutti i movimenti, tutto fatto a 100 all'ora, cioè tutto a 100%, non piano piano. Così, per la terza volta di fila, palla di nuovo a Vieri, che riprende la palla, si rigira e per la terza volta di fila calcia il pallone nel bosco. Un'altra sassata. E alla terza volta Ventura ha preso, è andato in spogliatoio, ha sbattuto la porta dello spogliatoio e ci ha lasciati lì, noi tutti là a guardare, questo allenatore che parte, se ne va via. Finito l'allenamento. Sì, ma siamo rimasti lì tutti a guardare così. E io ero in quel momento ero vicino a Bobo Vieri perché l'azione mi portava a essere lì vicino e gli faccio, Bobo. E non posso dire esattamente i termini, Ma ma rotto le scatole, ma facci giocare. Insomma, questa è la cosa. Si ripropone lì, dopo 7-8 anni, io sono vice allenatore di Guidolin, all'Udinese, e andiamo a San Siro a giocare contro l'Inter. E nell'Inter c'era Bobo Vieri. E io era da allora che non avevo più visto Bobo, che nel frattempo era diventato quello che è diventato. E avevo piacere di salutarlo prima della partita, e quindi ho aspettato che arrivasse la squadra dell'Inter appena arrivati allo stadio. E appena l'ho visto arrivare, gli sono andato incontro. E lui non sapeva che ero il vice allenatore. Allora abbiamo incrociato gli sguardi così. Lui mi guarda e mi fa: o che fai? In toscanaccio, no? O che fai? L'allenatore. Non fa schemi, eh? C'era ancora ricordato Ricordava ancora delle quanto aveva sassate. sofferto quella volta con Ventura. Bene, insomma, dai, quindi chiudiamo qua l'intervista, prima, dopo ne faremo anche delle altre, perché comunque gli aneddoti ci sono, no, da raccontare, anche perché finché abbiamo questa possibilità di farceli raccontare, speriamo che non Potrebbe ci fare un scoprano. programma Sì, faremo un apposta programma, ne faremo uno ogni tanto, così le pubblichiamo, che supponiamo che la gente sia interessata anche a vedere quello che succede, diciamo, nell'ambito professionistico. Ricordando a tutti ovviamente che qualora si potesse ritornare in attività, Diego almeno ce l'ha detto, sarà di nuovo dei nostri per allenare i nostri bambini se Dio vorrà, insomma. Se Guido Lino mi chiama prima. Guidolin non ci chiama. Speriamo, no, io te lo auguro, però ovviamente a me dispiacerebbe, no, dispiacerebbe, ci farebbe grande piacere per te e dispiacerebbe per noi No, che non ti potremmo avere in scuderia. ancora un'esperienza vorrei farla ad alto livello. Sì. Speriamo, dai, sei Però giovane. io adesso non è Sei facile, giovane. Sì. il tempo passa e più passa il tempo è più difficile, però io spero. Però questa esperienza non ritengo conclusa l'esperienza, la mia esperienza Milan Campanzi. Speriamo. Insomma, Anzi, sto chiedendo a due settimane Michele che mi ce le mandi a farà. destra e a sinistra a vedere un po' in giro. Se Dio vuole e se i tempi ce lo permettono, siamo pronti per partire, dopodiché dipende, insomma. Nel momento in cui avremo una blanda idea di poter gestire queste attività in una minima condizione di sicurezza, lo faremo sicuramente perché abbiamo voglia di farla. Grazie ancora e alla prochaine fois, no? Come si dice, sicuramente ci sarà un seguito. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao.